Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi andiamo a crearci la nostra vanilla, oppure sopravvivenza come volete chiamare. Allora, nuovo mondo. Crea nuovo mondo. No, deve essere crea. Beh, il mio mondo come lo chiamiamo? Vabbè, poi ci penso. Sopravvivenza, difficoltà, mettiamo normale, sì dai. Perfezione mondo mappa di avvio, la cassa bonus se la mettiamo. Facciamo di nuovo. Mondo infinito, vabbè, il seme non mi interessa. Esimuto dei 6 tranci, vabbè, buono. Fuoco amico, sì, mostra. Sì, le coordinate. No, aspetta. In un coordinate di immane. Diffusore fuoco, sì. Bottino creatore, sì. Rilascio blocchi, sì. Rigenerazione immediata. No. Rigenerazione, vabbè, buono. Uso gioco sperimentale, no. Attiva i trucchi, no. Perché non dobbiamo usare i trucchi, è una vanilla. Ok. Beh, io raga, vediamo, vorrei pensare al mondo. Raga, poi nel prossimo video vedrete come l'ho chiamato. Vabbè, intanto facciamo crea. Speriamo che siamo capitati in un mondo buono, perché tutti gli altri mondi in cui sono generato sono sempre in delle isole. E non è bello. Notare il gatto in basso a destra. Figo. Allora. Vabbè, mattino ovviamente. Mappa villaggio, va bene. E siamo spawnati così male. Un po' che qua. E una miniera. Qualcosa. Una mucca. No, raga. È un villaggio di zombie. No, no, io che ero bello felice. No, dai. Ingiustizia. No, ebbè, ma il mondo è fatto. Non ti consiglio di uscire. Vabbè. Ragazzi, alcune cose non le so di Minecraft perché io non è che ci giochi molto. Io quando ero molto bravo ci giocavo quando era la 1.9, poi un gatto. Buono. Cassa o qualcosa, raga. Bene. La cassa bonus. No. Ah. Ci vorrà molto tempo. Sbagliato. No. Lascio il tasto e sono fregato, però non lo devo lasciare. Altrimenti devo ricominciare da capo. Togli questa brutta ragnatela. Servirebbe una spada, ma non la ho. Ma basta. Bene. Facciamo prima così. Ok. Di qua. Ma vabbè, ho trovato una sella. Bene. Un giorno la toglieremo quella ragnatela, promesso. E mi dispiace soltanto che deve un... vabbè, fatemo, lo distruggo, raga, lo tolgo, così tolgo... Da fastidio. Notare il pollo. No, raga, nel frattempo che lo tolgo vi volevo dire se... il mondo vi piace. Vabbè, ormai terrò questo, anche se questo villaggio... Era molto figo. Sono i gatti. Va bene. Non facciamoci domande. Oh, le pecore. A me piacciono molto le pecore. Soprattutto. Oh, ciao. A
però le devo uccidere per forza, mi servono i blocchi di lana. Del fieno. Delle balle di fieno. Molto utili per fare del pane, noi ce le prendiamo. Tanto questo villaggio, se cioè, c'erano i testifichi, te allora, oppure chiamarli villaggeri. Raga, mi dispiace tantissimo, però questo penso si può prendere solo col piccone, questo oggetto. Se non mi ricordo male il tagliapietre, poi non lo so. Non mi confonderò tantissimo con... No, questo è per droppare. Ok, la B è per saltare, sì, ok. Mi dispiace, signora Pecco. Allora, ok, ripieno. Ma vabbè. Vabbè, qui ce n'erano altri 6 mesi, ok. No, madonna, tutte ragnatele. Sono capitato in un villaggio di zombie. Allora, piantiamo tutto. Queste carote saranno molto molto utili. Qui già c'ero entrato, no? Sì, cioè, ci sono stato, però era un'altra casa. Qui già ci sono entrate. Ok, il letto già, raga, già ce lo siamo fatti. Muzzica, che bel cavallo che c'è lì. Buongiorno. Questi gatti sono molto belli. Vorrei prenderne uno. E stare calmo. Perché non esce? Hanno reso i zombie intelligenti, ma... Se non hanno il cervello, dico. Allora, ci dovrebbe essere una cassa, no? Va bene. Sì, così me le metterei le cuffie perché non sento l'audio. Aspettate. Lo so, raga, sono troppo lento, lo so. E vabbè. Ci posso fare niente. La sella. Non serve, mettila a posto dei semi. Allora, piantiamo. Raga, scusate un attimo, mi prendo le cuffie così almeno sento l'audio. Lo so, voi non lo potete sentire, ma non posso farci niente, giuro. Intanto possiamo osservare cosa c'è nel villaggio. Ma è brutto, raga, che sfiga. Ok, ci siamo. Io sento l'audio, voi no, vi ricordo. Lo so, lo ripeterò molte volte. Aia. Vabbè, per ora le mucche non le killo, va. Calderone, qui dobbiamo... la cassa ce la devo prendere. L'ho dimenticato. Sono già 8 minuti di registrazione, non ho fatto niente, madonna. Vabbè, come primo obiettivo, raga, raccogliamo un po' di risorse. Che il miracolo del gatto, madonna. Raccogliamo... Oh, quello è un albero molto grande. Questo pure. C'è uno zombie qua sotto. Allora, raga. Facciamo le cose che fanno tutte le persone, ovvero che io non sto facendo. Prima di tutto andiamo a spaccare un po' di legno. Allora mio.
Crafting table fatta. Ma perché gli oggetti non si vedono più che si muovono? Boh. Mi ricordo che quando uno correva si muoveva. Vabbè. Non voglio farlo qua a un rifugio. Facciamo per ora, per oggi. I primi utensili facciamo. Allora. Stick. Un piccone va per ora. Per ora, per non occupare l'inventario, facciamo così. Lo buttiamo. No, non ti aspetta. Facciamo una cosa molto migliore. Il gioco mi permette farlo. Ok, grazie. Raga, non mi ricordo il tasto per dividerli, mi dispiace. Scusate. Sono arrivato a 6, quindi vabbè, pure pari. Ok, a posto. Avanti, abbiamo il pane. Cos'è? Dipinto. Ah, il quadro. Quasi notte per il letto. Poi lo coloreremo. Piccone. Quando si corre non si vede più la mappa che dondola. Vabbè, raga, sono rimasto indietro su Minecraft. Ho detto che io gioco, sapevo tutto nella 1.9. Poi 1.10. Appena. Stavo già per fare il primo fail. Siamo calmi, per favore. Dell'iron. Allora, vabbè. Andiamoci prima questi pezzi. Domani mattina lo andremo a prendere. Allora. Andiamo a dormire. Meno male che il letto non l'ho toftato. Ok. Tra poco ci alzeremo. Ok, andiamo. Davvero, prima mi serve la pietra. Beh, ce l'abbiamo. No, questa non è pietra. Terminata, hanno qua. Ok. Ragazzi, se vi annoiate, andate a prendere qualcosa nel frattempo che scavo tutta sta miniera. Perché? Tutta sta miniera. Tutta questa pietra. Perché fino a quando non distruggo il piccone, non me ne vado. Mi fa schifo il piccone, direi. Dell'iron. Che fortuna. Sono appena ricordato una cosa. Dato che io ho una cassa. Raga, tra poco ci salutiamo perché già 15 minuti di video quasi ci sono arrivato. Lo so che non ho fatto quasi niente. Abbiamo perlustrato il villaggio. Stiamo facendo i primi attrezzi. Ovviamente l'ho piazzata malissimo. E vabbè. Allora, questo non serve, poi lo utilizzeremo, vabbè, lo mettiamo qua, 1, 2, andiamo a prenderci il ferro, facciamo una fornace e poi ci salutiamo. Meo.
pollo è intrappolato pure. L'ho visto nel recinto. Altro ferro, raga, lo andremo a prendere nell'altro episodio. Oggi è così. Finito pure la terra, madonna. Dovrei mettergli uno slime. Che fortuna. Beh, buscelli. Dovrei mettergli un cartello con scritto vietato l'accesso. Ovvero di non buttarsi nel burrone. Io dico, c'è una palude, non ci sono dei fiori azzurri. Ma nel frattempo mi coloravo pure il letto. Vabbè, raga, se mi ricordo, ovviamente, nel prossimo episodio andiamo lì a cercare se ci sono dei fiori. Allora, a posto, a posto, a posto. Perfetto, anche questi vanno bene. Se me lo prendi però. Se sono lì tu. Il fiordaliso. Va bene. Non esisteva questo fiore ai miei tempi, però. Esisteva il lapislazzulo come. Come colorante, sì. Lo mangiamo. Notare il personaggio che rutta ogni 3 secondi appena mangi. Letto blu. Letto fatto. Poi la toglieremo la cassa. Veramente ridicole qui. Ciao, micetto. Fornace. Anche se poi c'è il. Mi dovrò fare, ma fate dove non va bene, che se poi mi farò la fornace proprio quella apposta, non mi ricordo il nome, scusate. La fornace apposta per i minerali, per il cibo. Non ricordo qual era. Vabbè, raga. E ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio. Nel prossimo episodio andiamo in quella palude, a esplorare, a prendere qualche legno, qualcosa. Andiamo pure di là. Abbiamo perlustrato il villaggio, abbiamo scoperto che è un villaggio di zombie, sfortunatamente, perché se erano dei villaggeri potevamo scambiare, se c'era anche il cartografo, avevamo veramente molta fortuna. Vabbè, raga, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.